Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza stamani, scusate per il ritardo ma ci avevamo degli impegni da risolvere. Siamo qui presenti con il magnifico rettore dell'Università di Siena, il professor Francesco Frati, il sottoscritto in qualità di sindaco del Comune di Siena, è presente insieme a me il vice sindaco, il dottor Andrea Corsi, per questa firma, che è una firma storica riguardante il rapporto con il Parlatino, che è il Parlamento latinoamericano, voluto fortemente dall'Università degli Studi di Siena, voluto fortemente dal Comune, grazie all'opera assolutamente eccellente svolta dal mio vice sindaco Andrea Corsi e dall'avvocato Alberto Botarelli, che è di Siena e che lavora come professionista nell'ambito delle attività commerciali e anche istituzionali presso lo Stato di Panama. È un accordo che, come poi vedremo, è un accordo che per la prima volta comprende la sottoscrizione come firma d'onore da parte del Comune di Siena. È un rapporto che lega il Parlamento latinoamericano con la nostra città e soprattutto con la nostra università per gli scambi, che saranno scambi di natura culturale, saranno scambi di natura storica, saranno scambi anche possibilmente di natura commerciale. Il grande lavoro svolto all'unisono fra il vice sindaco Corsi e l'avvocato Botarelli, che conosco da tempi dell'università, un eccellente professionista, ha consentito che l'Università degli Studi, grazie alla capacità assolutamente eccellente del nostro rettore, di favorire questo scambio culturale che consentirà agli studenti di Panama di poter studiare la nostra lingua. C'è una comunità molto forte, molto strutturata nello Stato di Panama e comunque in tutto il Parlamento latinoamericano consentirà degli scambi culturali di alto livello, che sono quelli che cui noi abbiamo e che la nostra università è in grado di sostenere per la qualità dell'insegnamento, per la capacità che questa ha sempre dimostrato nelle interrelazioni soggettive e soprattutto negli scambi culturali. Sapete bene quali sono i contatti che l'università da tempo ha con tante università di prestigio mondiale, e quindi questo è un'ulteriore medaglia, un'ulteriore possibilità, un'ulteriore opportunità che noi ci diamo e che l'università si dà per favorire lo sviluppo e favorire le interrelazioni internazionali da parte della nostra città. Ecco perché abbiamo deciso all'unisono con il professor Frati di firmare in differita, per gli ovvi motivi legati al Covid-19, in questa sede, per dare autorevolezza e prestigio a un'università che non ha bisogno di spiegazioni riguardo al prestigio, è una città che ovviamente è parte diligente e attenta nel favorire non solo lo sviluppo culturale ma anche quello economico e imprenditoriale. Queste sono le nostre intenzioni. Parte importante ed attiva di questa relazione è stato anche il nostro ambasciatore, l'ambasciatore italiano a Panama, il dottor Massimo Ambrosetti, che ha favorito la firma dell'accordo, è stato a Siena insieme appunto a me e anche al mio vice sindaco, e persona di altissima qualità, di altissimo spessore, che speriamo di rivedere presto nella nostra città per favorire tutti questi scambi anche a livello imprenditoriale. Vi leggo la lettera, il messaggio di felicitazioni da parte dell'ambasciatore italiano a Panama Massimo Ambrosetti per la firma dell'accordo. Signor Presidente, signor Rettore, signor Sindaco, autorità, signore e signori, mi è particolarmente gradito inviare questo messaggio di felicitazioni in occasione della conclusione di un accordo che non solo è un passo significativo per rafforzare i legami di collaborazione fra Italia e America Latina, ma è anche un esempio innovativo nel campo delle relazioni internazionali fra istituzioni di diverso tipo. Il Parlamento latinoamericano e l'Università di Siena
Con la firma di questo accordo danno infatti un segnale che sottolinea la centralità della dimensione di scambio culturale, della formazione di dialogo di identità nel quadro di una fase in cui le relazioni internazionali vivono dinamiche di profondo cambiamento strutturale. Il Parlamento latinoamericano e l'Università di Siena sono istituzioni, ciascuna nel suo ambito, che rappresentano un singolare livello di eccellenza e rappresentatività. Questa eccellenza e rappresentatività sono alimentate dalle radici profonde che entrambe queste istituzioni hanno nel loro retroterra storico, culturale, umano, strettamente legato alla comunità di cui sono espressione. Per questa ragione sono fiducioso che questa nuova forma di collaborazione possa portare frutti fecondi in una prospettiva volta ad allargare, anche tramite strumenti innovativi, gli ambiti di interazione, di comprensione reciproca, di proposta che sono in grado di approfondire i molti legami che esistono fra l'Italia, l'Europa e l'America Latina. Massimo Ambrosetti, ambasciatore a Panama, che io ringrazio personalmente per la fattiva collaborazione insieme a tutte le persone che ho già rammentato rispetto a questo protocollo d'intesa. Per quanto riguarda la città di Siena, e poi passo la parola al magnifico rettore, c'è un dato fondamentale, una significativa sottolineatura, anzi più che una sottolineatura, un passaggio fondamentale nell'ambito del protocollo d'intesa, nel quale si chiarisce che l'Università di Siena e la millenaria città di Siena formano un unicum culturale che comprende accademie, teatri, biblioteche storiche, musei ed altre istituzioni culturali di grande rilevanza e di ampio riconoscimento internazionale. È importante rilevare che la città di Siena è formata da quartieri il cui nome originale è Contrade, la cui funzione sociale pluricentenaria è riconosciuta e studiata dalle maggiori istituzioni culturali a livello mondiale. Il sindaco della città di Siena interviene quale testimone d'onore del presente accordo. È la prima volta che il Parlamento latinoamericano firma non solo insieme a un'università prestigiosa, anzi senza iperboli prestigiosissima come quella di Siena, un accordo di tale spessore, ratificato, sottoscritto come testimone d'onore da una città, da una singola città. Credo questo possa anche rientrare nei parametri di uno studio da parte dei costituzionalisti, di quelli che studiano il diritto comparato costituzionale, per capire quali sono questi elementi innovativi rispetto a accordi che viceversa venivano fatti fra istituzioni in genere di natura prevalentemente culturale. È la prima volta che un comune firma un accordo con tutto il Parlamento latinoamericano. Vi ringrazio per la vostra attenzione e passo la parola per il suo intervento al magnifico rettore Francesco Frati. Grazie signor Sindaco, buongiorno a tutti. Permettetemi di salutare chi è in collegamento con noi in questo momento, e l'avvocato Alberto Botarelli, il cui impegno è già stato citato dal Sindaco nel lavorare assieme a me, assieme al Sindaco stesso e al Vice Sindaco per rendere possibile questo importante accordo. E fatemi salutare anche il dottor Alfredo Jiménez Barros, che è presidente della Società di Studi Internazionali, che ha svolto anch'essa un lavoro importante di mediazione affinché i rapporti della nostra università e della nostra città, che sappiamo essere così intimamente legati, si fossero consolidati, si siano consolidati in questo ultimo anno. Se mi permettete un po' di storia, risale a più o meno circa un anno fa, quando con l'avvocato Botarelli, che è un alumnus dell'Università di Siena, abbiamo iniziato ad incontrarci via web, a sentirci, a capire che cosa potevamo fare per rafforzare queste collaborazioni. E abbiamo inizialmente lavorato ad un protocollo di accordo che l'Università di Siena ha siglato con la principale università pubblica di Panama City e che io stesso ho avuto modo di visitare nell'agosto del 2019, proprio in occasione della firma di quell'accordo. In quel contesto l'occasione è stata propizia per provare ad esplorare altre forme di collaborazione. Ne cito un paio: quella con un importante, forse il più importante al mondo, istituto che studia la biodiversità, lo Smithsonian
Tropical Institute, che ha una sede a Panama City, e il, un istituto di lingua italiana, l'Istituto Enrico Fermi, che è sostanzialmente una scuola che copre in lingua, interamente in lingua italiana, tutta la formazione degli studenti dalle scuole elementari fino al, alle scuole superiori. Ovviamente questo può gettare le basi per proficue collaborazioni e anche per presentare Siena e la sua università come potenziali luoghi dove questi studenti possono essere interessati a studiare. Abbiamo ricevuto una delegazione dell'Istituto Fermi anche all'interno, sia in comune che in università, pochi giorni prima che esplodesse, ahimè, la pandemia Covid-19, proprio perché avevamo bisogno di presentare la nostra città a questi ragazzi. E poi siamo arrivati a questo accordo, che è un accordo molto più ampio e molto più significativo, perché coinvolge non soltanto un paese, ma coinvolge un intero continente, tutta l'America Latina. Il Parlamento latinoamericano include tutti i paesi dell'America Latina e rappresenta uno strumento straordinario di rafforzamento di collegamenti con, per esempio, tutti i sistemi universitari dei paesi dell'America Latina, con i quali, è facile dirsi, condividiamo, voglio dire, radici storiche profonde e anche una somiglianza nella, nella lingua che certamente tutti noi conosciamo bene. Per questo è così importante, perché questo ci dà la possibilità di aprire una porta su un continente straordinario, di immense risorse, con potenzialità straordinarie e che ha profonda sete di internazionalizzazione, ha profonda sete di conoscere meglio il mondo e di far conoscere meglio il mondo ai propri studenti. Ecco che quindi l'accordo diventa fondamentale non soltanto sul piano strettamente accademico dello scambio di ricercatori, dello scambio di studenti, ma diventa importante sul piano istituzionale e sul piano della città. Per questo è coinvolta la città di Siena, come diceva giustamente il sindaco, perché noi potremmo rappresentare per quella comunità una porta di accesso al nostro paese e forse all'intero nostro continente. Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a stipulare questo accordo qui a Siena, con la nostra università, con la fondamentale testimonianza del Comune di Siena, perché devo dire, come dicevo prima agli amici e agli amiche della stampa, quando si va in giro per il mondo e si racconta la struttura sociale della nostra città caratterizzata dalle, dalle contrade, beh, lasciamo sempre i nostri interlocutori a bocca aperta e gli lasciamo sempre il forte desiderio di conoscere meglio il nostro, la nostra comunità, il nostro sistema sociale e i pregi che il nostro sistema sociale ha in termini di qualità della vita in città. Quindi siamo molto contenti, questo è per certi aspetti il punto di arrivo di un percorso iniziato, come dicevo, diversi mesi fa, ma è soprattutto un punto di partenza per aprire rotte, collaborazioni, interazioni che vanno al di là del mondo accademico, che ovviamente mi interessa particolarmente e mi coinvolge particolarmente, ma che possono aprirsi a tutta la città. Questo secondo me è molto importante. Avremmo voluto siglare questo accordo a fine marzo, quando era prevista una visita mia e del sindaco a Panama proprio per la sigla dell'accordo. Panama è la sede del Parlamento latinoamericano, ma con l'esplosione della pandemia abbiamo atteso un po' e poi abbiamo ritenuto opportuno, proprio per la significatività di questo momento, comunque andare avanti e quindi fare questa firma, come dire, a distanza, in modo tale da cominciare a lavorare anche sulle premesse dell'accordo stesso. E come veniva ricordato prima, non è soltanto un accordo accademico, ma è un accordo che coinvolge la, gli aspetti culturali, economici, commerciali tra i diversi paesi e che può, noi speriamo, consentire di far conoscere meglio, casomai ce ne fosse bisogno, la nostra città in tutto il mondo. Per questo in chiusura vorrei ringraziare, lo faccio in chiusura per dargli il giusto valore, vorrei ringraziare il senatore Jorge Pizarro,
presidente del Parlamento latino-americano, che ha fortemente voluto questo accordo, lo ha sostenuto e ci ha lasciato, ci ha mandato un breve messaggio di saluto che vi vorrei leggere e che è diretto al sindaco della città, l'avvocato Luigi De Mossi, a me in qualità direttore dell'Università di Siena e per conoscenza al dottor Massimo Ambrosetti, ambasciatore d'Italia a Panama. Carissimi signori, è con grande piacere che mi rivolgo a voi nell'occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra il Parlamento latinoamericano e l'Università di Siena, nel salone del Mappamondo del Palazzo Pubblico della città di Siena. Siamo coscienti dell'importanza che ha per le parti la sottoscrizione di questo importante strumento, che viene chiaramente simbolizzata dal luogo storico ed emblematico che avete scelto per la realizzazione di questa firma, luogo che costituisce una cornice maestosa che certamente significa un'azione congiunta, trascendente, in favore dei popoli e comunità che beneficiano della nostra azione istituzionale. La crisi occasionata dalla pandemia Covid-19 in tutto il mondo accentua l'importanza di questo accordo di cooperazione, in quanto tale collaborazione si impone oggi con più forza che mai, non solo per affrontare la crisi e superarla, se non anche per il grande sforzo che implicherà la lenta ricostruzione che ne seguirà e il nuovo indirizzo del pianeta verso un vero sviluppo sostenibile, basato sulla pace, il rispetto dei diritti umani e della natura, l'equità, la giustizia sociale per il bene comune ed una piena democrazia. Conformemente con il procedimento che abbiamo stabilito, gli originali dell'accordo che voi state sottoscrivendo oggi, che sottoscriveremo tra poco, mi saranno recapitati nei prossimi giorni a Santiago del Cile, al fine che io li firmi in nome del Parlamento latinoamericano per poi procedere alla successiva consegna degli originali che corrispondono all'Università di Siena e al Comune di Siena a Panama nelle mani del dottor ambasciatore Ambrosetti. Ratificandovi la migliore disposizione del Parlamento latinoamericano nel portare avanti questa cooperazione nella miglior forma possibile, vi invito e reitero la mia più distinta collaborazione ed apprezzamento. Firmato senatore Jorge Pizarro, presidente del Parlamento latinoamericano. Ringrazio ancora il presidente, ancorché attraverso questo mezzo indiretto, non vedo l'ora di poterlo incontrare direttamente, non appena questo sarà possibile, per porgergli il mio ringraziamento per aver concesso la disponibilità dell'istituzione prestigiosa che egli rappresenta nella stipula di questo accordo. Ringrazio di nuovo l'avvocato Botarelli, il dottor Alfredo Jiménez Barros, anche per la cortesia che ci hanno fatto a collegarci in un'ora piuttosto scomoda per loro, ci sono 7 ore di differenza con Panama e credo che di potergli lasciare la parola per un breve messaggio di saluto. Sì, io credo che nel ringraziare il senatore Jorge Pizarro, presidente del Parlamento latinoamericano, credo che la parola vada prima al presidente e poi al nostro concittadino e avvocato Botarelli. Alfredo. Buenos días a todos. En primer lugar, una excusa del senador Jorge Pizarro. Él se encuentra un poco delicado de salud, afortunadamente con un pronóstico positivo, pero debido a esto no le fue posible participar en esta reunión virtual. De todas maneras, ratifico lo que dijo el señor alcalde y lo que dijo el señor rector. El Parlamento Latinoamericano es el organismo interparlamentario más antiguo de América Latina. Se creó en 1964 y es el único de ámbito regional. Abarca todos los países de América Latina y varios países del Caribe. Por esta razón, el Parlamento Latinoamericano es una referencia internacional obligada en materia del ámbito legislativo y del apoyo del ámbito parlamentario al desarrollo de la comunidad internacional y de la comunidad regional. Para nosotros es muy grato y es un honor la suscripción de este
acuerdo con la Universidad de Siena y teniendo como testigo de honor al señor alcalde de la ciudad. Y como dice la comunicación que envió el senador Pizarro, la coyuntura, que bueno, ya parece que va a ser más que coyuntura, una estructura por los cambios que va a generar del coronavirus, del COVID-19, esta asociación interinstitucional va a ser todavía más importante porque, como dice, repito, la carta de Pizarro, no solamente tendremos que trabajar en combatir la crisis, sino también en la reconstrucción posterior, con un marco teórico, filosófico, mejor para la humanidad, mejor para la comunidad, que el que venía siendo aplicado hasta ahora. Bueno, esto es a grandes rasgos, sé que el tiempo es escaso, repito la excusa del senador Pizarro por razones de salud, y reitero la mejor disposición del Parlamento Latinoamericano para seguir adelante con esta importante colaboración. Un saludo a todos. Gracias. Ringrazio il Presidente Alfredo Jiménez Barros per questo suo intervento e passerei la parola all'Avvocato Alberto Botarelli, che ha così fattivamente collaborato con l'Università, con il mio Vice Sindaco e che sarà il nostro rappresentante personale presso Panama. Prego, Avvocato Botarelli. Intanto buongiorno a tutti, mi sentite? Forte e chiaro. Sì, benissimo, ti sentiamo bene. Perfetto. Ringrazio l'anfitrione, ringrazio il rettore Francesco Frati, ringrazio ovviamente il carissimo amico Alfredo Jiménez Barros, che per correttezza di titolo è il coordinatore tecnico del Parlamento Latinoamericano, e che ha portato avanti insieme a noi con molta convinzione questo accordo internazionale che, come voi avete giustamente detto, si può definire storico. Ringrazio anche due persone che non sono presenti, uno per motivi di salute, che è il senatore Jorge Pizarro, il presidente del Parlamento Latinoamericano, che si incontra in Cile e che firmerà nei prossimi giorni l'accordo. Io ringrazio fattivamente il nostro ambasciatore Massimo Ambrosetti, che ha dato un appoggio in tutti i sensi, anche visitando Siena, quindi anche un appoggio simbolico a che questo accordo potesse arrivare a sua conclusione. Intanto permettetemi solo due o tre annotazioni sull'importanza di quello che oggi voi unitamente state firmando. E come giustamente diceva il sindaco, riportando il primo articolo dello stesso accordo, Siena si presenta per la prima volta nella sua storia a un intero continente come un unicum culturale. E vi voglio dire una cosa, questo non è niente di scontato, e specialmente nel continente americano e soprattutto in Nord America, dove ci sono anche grandissime università, così come nel Sud America, normalmente si vedono le università come qualcosa di non integrato alla società. E noi abbiamo 800 anni di storia che portano una università a crescere, a svilupparsi con una città, con una realtà. Il tessuto sociale è totalmente integrato con il tessuto culturale. E questo, guardate, è un'immagine che molte poche città al mondo possono fornire. E questo è stato uno dei punti che, grazie anche al dottor Jiménez Barros e al presidente del Parlamento, sono stati poi alla fine accettati e riportati in un accordo che, sinceramente, per quanto possa apparire semplice nelle sue parole, non ha nulla, ma assolutamente nulla di scontato. Intanto pensate che, come diceva nell'introduzione il sindaco,
abbiamo per la prima volta un Parlamento che firma un accordo con una università, la quale viene appoggiata da una intera città, e questo fa un po' sorridere da certi punti di vista, perché normalmente un Parlamento si confronta o si relaziona con grandi unioni di università, con altri parlamenti, con stati ovviamente, e questo è il motivo per cui molte volte noi siamo portati a dire che questo è un trattato. Realmente i trattati li firmano gli stati, e quindi è molto più corretto dire che questo è un accordo, e che questo ci spinge come senesi a portare sempre di più e sempre meglio Siena altrove. Due punti essenziali e finali. Questa volta si è spalancata una porta molto grande. Lo dico agli amici sindaco e rettore, e lo dico a tutti presenti. E non è come firmare un accordo con una università, non è come firmare un accordo fra omologhi. In questo caso siamo di fronte alla firma con delle persone che ci hanno dato una grande fiducia e che ci hanno spalancato le porte di un intero continente. Questa è la potenzialità di questo accordo. Solo per farvi un esempio, il Parlamento latinoamericano, che riconosce in un articolo specifico di collaborare nella unione, nello sviluppo di rapporti e di relazioni con tutte quelle associazioni con cui loro hanno già degli accordi, ha una relazione già stabilita da molto tempo con la Unione delle Università Latinoamericane. Solo per darvi un esempio, la Unione delle Università Latinoamericane sono 230 università. Quindi questo può dare le dimensioni della porta che si sta aprendo su un intero continente, per far conoscere la nostra cultura, per far conoscere la nostra città, per far conoscere la nostra identità, che sono talmente uniche che meritano veramente di essere portate a conoscenza dall'altra parte del mondo. Voglio per ultimo rivolgermi ai signori che sono presenti, molti sono conosciuti, alcuni sono amici. La stampa in tutto questo avrà una funzione importante, perché credo che sia importantissimo che la nostra gente possa capire bene quali sono le potenzialità di quello che stiamo facendo, di quello che state facendo. E queste potenzialità vanno oltre il sindaco, queste potenzialità vanno oltre il rettore, queste potenzialità sono porte aperte per Siena su un intero continente. Spero che tutto questo porti ad altro, che ad oggi probabilmente non è neppure immaginabile, ma che con il tempo, nei prossimi mesi, possiamo sviluppare, come diceva il dottor Barros, una relazione e una infrastruttura tale perché tutte queste iniziative possano iniziare a prendere il volo. Siamo coscienti che tutto questo non sarà né facile né di breve attuazione, ma allo stesso tempo siamo coscienti che perdere un'opportunità come questa probabilmente sarebbe nel futuro imperdonabile. Grazie a voi per la firma che state ponendo in quella comune. Grazie. Grazie. Grazie avvocato Botarelli per tutto il lavoro svolto e per il suo amore che porta alla sua città, alla nostra città. Quindi davvero un lavoro eccellente, insieme all'ambasciatore Massimo Ambrosetti, insieme al presidente Jorge Pizarro, insieme al Alfredo
Jiménez Barros, presidente Alfredo Jiménez Barros, e grazie ovviamente al mio vice sindaco e ovviamente per il gran lavoro svolto al magnifico rettore dell'Università di Siena. Questa, ora ci accingiamo alla firma indifferita, per così dire, dell'accordo che stiamo firmando. Come avete sentito, il rapporto con le 230 università, il rapporto con un continente intero, sarà un'occasione per tutti noi, per i nostri figli, per il presente e per il futuro di questa città. Come vedete, non guardiamo solo a est, guardiamo anche al sud-ovest, anche al sud-ovest del nostro pianeta. Grazie a tutti e ora ci accingiamo alla firma indifferita, come dicevo prima, io e il magnifico rettore. Bene, grazie a tutti. Bene, la cerimonia è finita, grazie a tutti e buona giornata.